Allora Mark, seconda sconfitta in 4 giorni con lo Zurigo, più o meno il risultato è quasi quello di mercoledì sera, un gol in meno a testa. È un peccato forse perché questa sera siete comunque stati quasi più in partita di quanto dica il risultato. Sì, esattamente, cioè, dopo che abbiamo segnato l'1-1 abbiamo incassato subito 2 gol e poi era finita la partita praticamente. E lì dopo in forte tensione incassiamo troppi gol nel secondo tempo, credo abbiamo giocato abbastanza bene, sempre difficile contro Zurigo, però abbiamo fatto troppi errori, perso troppi dischi semplici e loro sono talmente forti che hanno tantissimo potenziale in attacco che sfruttano queste occasioni. Si può dire che la partita è stata decisa, se vuoi, da due fattori: le situazioni speciali che loro hanno sfruttato mentre voi non avete sfruttato e troppi errori individuali che vi hanno tagliato un po' le gambe. Sì, esattamente, mi sembrava una partita come inizio del campionato che appunto non siamo riusciti a segnare in power play, abbiamo incassato nel box play, poi alcuni errori individuali, cioè, possono sempre succedere, però loro appunto come ho detto sono talmente forti che sfruttano questa occasione. Un errore individuale sul 2-1 l'ha commesso Fora che subito dopo ha preso una penalità sul quale è nato il 3-1. È un difensore giovane, tu sei un difensore di esperienza. Voi giocatori di esperienza, in particolare difensori, cosa potete dire a un giovane che commette questi errori che in fondo e in fondo sono normali per la sua età? Mi dispiace tanto per Mike perché gioca veramente bene ultimamente, ha fatto un bel passo in avanti, cioè, ha sempre giocato solido finora. Purtroppo un errore che hanno sfruttato subito per un gol e mi dispiace per lui, però lui cresce con questi errori, prossima partita vedrai che gioca ancora bene. La classifica, nonostante la sconfitta, è comunque abbastanza tirata, siete lì vicini alla riga. Questo è bene, siete a più di metà novembre, siete ancora lì attaccati. Sì, certamente, nonostante che abbiamo perso tantissime partite inizio campionato, un pezzo veramente è andato storto questa fase, siamo lì, cioè, dobbiamo prendere ogni partita, provare di fare 2 o 3 punti, cioè, tutto è possibile perché la classifica, come hai detto, è veramente corta e dobbiamo battere gli avversari diretti. E un po' peccato per stasera perché credo stasera sarebbe stato possibile di battere Zurigo. Nonostante domani dobbiamo fare 3 punti, che è quelli che abbiamo perso stasera. Questa settimana ha tenuto un po' banco il mercato qui in Ticino, specialmente la partenza confermata di Inti e l'arrivo di Ngoi. Puoi dirci qualcosa su questo, soprattutto sulla partenza di Inti, come si è riflessa sullo spogliatoio? E come compagno di squadra mi spiace ovviamente molto che partisse Inti, c'è un grandissimo giocatore, però anche un bravissimo ragazzo che fa veramente una grossa parte della squadra, è sempre sorridente, così porta gioia. Però come amico sono veramente contento che possa andare a Zurigo, che farà qualche anno lì, magari vincere 2 o 3 campionati e poi tornerà qua. E credo la gente deve capire che lui va via perché vuole vincere un campionato, mi sembra abbastanza difficile momentaneamente ad Ambrì, perciò ha fatto la scelta giusta. E adesso domani dovrete andare a giocare a Kloten. Chiudete una settimana tutta zurichese, un po' così così dal punto di vista logistico, fra fare avanti e indietro fino a Zurigo. È veramente strano il calendario quest'anno, cioè, appunto noi abbiamo giocato ieri, Zurigo ha giocato, poi giochiamo domani, però appunto domenica a Kloten è sempre tutto possibile, nel senso partiamo presto, però anche loro sono sotto pressione in casa, che non so cosa hanno fatto oggi, però un avversario diretto credo dobbiamo iniziare bene perché sentono anche loro la pressione e poi dobbiamo crescere su di quello.